Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis. Nello scorso video ho superato la classe senior a pieni voti ed oggi mi dirigo a completare qualche altro mini gioco per i super colpi. Ne sono usciti di nuovi dato che ho completato la classe senior. Quindi, vediamo un po'. Questo qui dovrebbe essere uno che si è sbloccato, ma scusami, levati, grazie. E qua in alto anche dovrebbe essersi sbloccato qualche altro minigioco. Questo mi piace molto, lo vedremo a breve. E questo anche è abbastanza carino. Direi di iniziare con questo allora. È attacco a blocchi, proviamolo. Poi dopo scendiamo e facciamo anche l'altro che è rimasto. Attacco a blocchi non è troppo difficile, basta saltare e rompere i blocchi. Eccolo. Praticamente in perfetto stile Super Mario. Ovviamente il primo livello è super easy, i blocchi vanno anche piuttosto lenti, se ne possono rompere due insieme se vengono in fila, tipo così, eccolo qua. Poi ovviamente escono ad altezze diverse, alcuni più alti, altri meno alti, ma insomma, alla fine è molto molto basic come gioco. Completato. Grazie mille. Ottenuto super colpo. Vuoi impostarlo? No, salto super colpo. Non è che mi piace poi molto. Ma direi di fare anche gli altri due livelli in modo da completarlo al 100%. Perché no? How could this happen to me? La verità è che il salto non mi interessa come super colpo, però avete capito come funziona. Quindi, voglio evitare di fare figure barbine. In realtà ci sarebbe anche un minigioco qui sopra, ma lo andremo a vedere fra poco. Questo è bicipite a pallone. Oh, questo mi piace. Questo è anche piuttosto semplice, a dire vero. Si deve premere A e B per far salire questa palla chiodata e rompere i palloncini. I palloncini blu danno 3 punti e vanno veloci. I gialli danno 1 punto e vanno piuttosto veloci. I gialli danno un punto e vanno piuttosto lenti, mentre i rossi vanno ad una velocità media e danno 2 punti. L'obiettivo è quello di riuscire a prendere, o quasi a prendere, tutti i palloncini. Si parte da un minimo di 100 all'inizio. Ovviamente se ne scappa qualcuno non c'è problema, però dato che la missione è a tempo, prima o poi i palloncini finiscono. Questa qui anche è piuttosto semplice, non richiede molti tentativi per riuscire a superare il livello più difficile. Eccolo qua, forza super colpo, questo è quello che mi piace più di tutti. E questo lo impostiamo subito. Ok, ora facciamo anche gli altri due livelli per davvero di questa. Eccolo qua, per il rotto della cuffia. Bene, e ora facciamo anche il livello massimo. Allora, qui c'è il livello sfida, che in realtà il livello sfida non devi far andare i palloncini dall'altra parte. Sostanzialmente è questo il livello sfida. Puoi fare quanti punti vuoi, ma i palloncini non devono arrivare dall'altra parte, altrimenti perdi. È un buon metodo se sei super bravo a questo minigioco e vuoi provare a superare un livello, fare un record, insomma. Lo trovo davvero molto carino. Ah, ho perso, niente. E va bene. 194, insomma, non male, dai. Volevo arrivare a 200 e fermarmi, ma comunque non importa. Allora, adesso andiamo a provare un altro minigioco che era quello sotto che ho lasciato prima. Eccolo qua, gira a vite, vediamo un po'. Ah, vite saliscendi, vabbè, sì, Pokémon mi ha, insomma, un po' fregato col nome. Allora, come bisogna fare qui? Bisogna usare Oh mio Dio, non mi ricordo i comandi. Ah, certo, ok. Allora, in realtà questo minigioco lo odio tantissimo perché bisogna usare pulsanti A e B per scendere. Bisogna stare attenti qua al fuoco. È un po' una fregatura. Eh sì, amico mio. Molti aspetti, amico mio, perché qua io... Ok, scendiamo qui. È fastidiosissimo usare pulsanti per scendere invece piuttosto che tasti direzionali. Cioè, perché devo usare i pulsanti? Scusami.
Ma comunque, mi piace davvero poco poco questo. Questo è il super colpo che abbiamo visto contro Daphne, se non sbaglio. Comunque sia, questo qui non lo completerò mai agli altri livelli perché non mi piace davvero proprio manco un po'. Comunque, andiamo a vedere l'ultimo super colpo sbloccato per oggi. Poi qua vedete ce ne sono altri. Questo pure è molto bello, ma per il momento è bloccato. Invece quello che abbiamo libero è Tip Tap Minato. Questo è molto molto carino. A e B, doppio salto, A destra e B sinistra. Ma che significa? Andiamo a vedere. Eccolo qua. Scusami, ma... Ah, è perché è vero, perché ce l'ho inversi i tasti. Che gnoccoletto. Vabbè. Certo, pure io gioco con i tasti diversi. Ovviamente qui posso permettermi di sbagliare, perché siamo ancora all'inizio, quindi va molto lento diciamo, leprotto che ti deve seguire per arrivare prima di te. Lo chiamo leprotto, ma non è un leprotto, certo, sia chiaro. Ecco qua. È fatto. Questo pure è abbastanza divertente, se non hai i comandi invertiti come i miei, però ti dà il super colpo velocità. Il super colpo velocità io consiglierei di metterlo come difesa, perché almeno corri a prendere la palla. Però ecco, anche questo non è che mi piace poi tanto alla fin fine, però comunque sia. Ecco, ora che ho invertito i tasti va un pochino meglio. Eh sì, vabbè. Devo parlare, insomma, per far andare a sbattere. No. Non capisco perché, ma il gioco a volte si punta e quindi non riesco a premere a far andare veloce il personaggio. Si punta, non capisco perché, boh. Eppure, invece a volte va liscio come l'olio. Eccolo qua, vai. Molto facile anche stavolta. Certo, ho cambiato i tasti. Per questo è stato più facile. Dunque, in teoria i minigiochi per oggi sono finiti. Quindi direi di concludere il video andando a presentarci con quelli della classe professionisti. Perché se no, quando ci presentiamo? Ecco Daphne! Ciao Max, ci hai raggiunti subito qui in classe professionisti? Eh sì, ho voglia di vincere, sai. Ho fame di vittoria. Tutti i giocatori dell'Accademia sognano di giocare qui nel campo centrale? Non voglio spaventarti, ma è giusto che tu sappia che molti aspirano alla classe professionisti, perciò c'è una dura competizione a livello tecnico piuttosto alto. Tuttavia non ho alcun dubbio. So che dimostrerai le tue abilità anche negli incontri più difficili. Certamente, sei qui da poco e hai ancora tanto da scoprire. Sei una ballerina tu. Oggi ci sono tutti gli allievi. Una cosa che succede raramente. Vieni, te li presento. Leo! Ciao Daphne, se sei qui per le qualificazioni dovrei battere Paola, e poi Olivia e Geremia. Che vuoi farci? No, sono venuta solo a presentarti Max. Max, lui è Leo, il capitano. Allora è lui, Max? Il numero uno della classe professionisti diventa capitano, ora è Leo. Sono Leo il capitano, molto piacere, Max. Piacere mio. Vado a chiamare gli altri, così puoi presentarglieli. Geremia! È una scimmia. Cosa diavolo vuoi, Leo? E lei è Chiara, Ale? Ehi, calmo! Sono delle macchiette loro. Scusa, oggi è di pessimo umore perché non gli riescono i super colpi. Può
può andare ad allenarsi allora. Che c'è? È Max, vero Leo? Ah, Max che ha sconfitto Daphne? Esattamente, da oggi è in classe professionista e cercherà di qualificarsi fra i migliori. Qualificarsi fra i migliori? Se ha sconfitto te ce la farà in breve tempo. Potrebbe diventare il nostro cavallo di battaglia nell'open dell'isola. Io sono Paola del quarto rango, io Geremia del secondo. Piacere di conoscerti. Piacere mio. Presenta anche me. Chi è? Olivia. Newton John. Sono la tua compagna di doppio e non mi presenti? Che roba. Ehi Olivia, si può parlare delle persone anche con un tono più gentile, no? Ok, scus. Lei è la compagna di Leo. Quel bel visino inganna. È al terzo rango ed è piuttosto forte. Non suona come un complimento alle mie orecchie. Beh, lo è in realtà. Ho perso contro di voi e ammetto che perdere non mi piace per niente. Ok. Amici come prima? Loro sono Ivan e Boris. Chi è Boris? Quello con la fascia di Naruto? Finalmente presenti anche me. Il poco tatto è dovuto al mio non essere qualificato nei singoli? Ti sbagli, Ivan. Navi? Non volevo essere maleducata. Ma dovrei allenarmi molto. Va bene. Ciao, Io sono Boris. E così è sconfitto Daphne, Max. Che forza. Non sono molto potente nei colpi, perciò gioco nel meglio nel doppio che nel singolo. Nel doppio gioco ancora con Ivan. Comunque potrei avere un altro compagno quando mi scontrerò con te. Boris, vado ad allenarti. Beh, l'hai sentito, no? Vai. Ivan è arrabbiato, perciò oggi è meglio che mi alleni un po' da solo. Ivan è fatto così. Non lo prendere troppo sul serio, come internet. Bene, ora conosci proprio tutti. Eh già. Non pensare che qui siamo tutti amici che si divertono insieme. Di amicizia ce n'è davvero poca. Ho notato. Siamo tutti avversari. Già. Chi è O? A quanto pare le presentazioni sono finite e sei tutti gli effetti in classe professionisti, Max. Questo chiede all'allenatore dei professionisti? Io sono Claudio. Ti consideri forte a tennis? No, insomma. Perché se mi dici di no non ti meriti di essere nella classe professionisti. Io mi occupo di allenare giocatori vincenti. Allora sono un super forte, migliore. E se vuoi che ti tenga in considerazione dovrai qualificarti fra i migliori. Impara un super colpo e dammi un motivo per pensare che è la stoffa del giocatore. Bene. Ora che ci siamo presentati, eccoli qua. La prima da sfidare è la signorina qui davanti a noi. Ma lo faremo nel prossimo episodio. Amici, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link necessari per seguirmi dove vi pare, se volete seguirmi, se no non lo fate. E direi che noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!